E allora benvenuti a tutti alla stazione Leopolda, accogliamo con un altro fortissimo applauso da Sassuolo, dove coordina il comitato adesso di Sassuolo, Giulia Pigoni. Buonasera a tutti, sono Giulia Pigoni, ho 22 anni. Sono appunto la coordinatrice del comitato adesso a Sassuolo, dove a 18 anni sono stata eletta in consiglio comunale. Ho creduto fortemente in quello che sembrava l'impegno del PD, ma quello che doveva essere un partito nuovo, innovativo, capace di proporsi come forza di governo, in questi anni si è dimostrato meno della somma dei partiti da cui è nato. In questi 4 anni ho assistito a composizioni di direttivi fatti con i rappresentanti in percentuale delle correnti interne al partito. Così come ho partecipato a riunioni interminabili su come organizzare la festa dell'unità per 6 mesi consecutivi. Onestamente, dopo poco mi ero già stancata. Se quella era la politica, davvero non era il mio habitat. Decisa a chiamarmene fuori, comincio a leggere di questo Matteo Renzi, sindaco di Firenze, che con toni non proprio pacatissimi chiede di cambiare questo modo di fare politica, di cambiare questa classe dirigente. Questo mi ha spinto ad una riflessione. Molti di voi qui presenti stasera hanno qualche anno in più di me e fanno parte di quella generazione che ha fatto in tempo a vedere qualche sprazzo di politica fatta bene durante la Prima Repubblica, in cui alcuni uomini tra i migliori della società si sono messi al servizio del nostro paese. Io no, la mia generazione non ha avuto questa fortuna. Io sono nata nel 1990 e quando ero bambina in televisione passava Berlusconi con l'inno di Forza Italia e la sinistra cercava un accordo tra gli ulivisti di Veltroni e i Dalemiani. Non abbiamo fatto in tempo noi a vedere la politica bella, la politica buona. Che cosa è cambiato da allora? Per me è cambiato qualcosa il 7 novembre del 2010. Quel giorno ho compiuto 20 anni. La mattina sono andata a Bologna in università e ho dato un esame. Subito dopo mi ha telefonato un amico e mi ha chiesto come vorresti festeggiare oggi. Io gli ho detto partiamo, andiamo a Firenze e andiamo ad ascoltare Matteo Renzi perché secondo me qualcosa si sta muovendo. L'entusiasmo di quel giorno ha distrutto il muro di cinismo e di pessimismo che avevo costruito. Da allora ho tenuto a mente che dobbiamo sempre credere di poter cambiare le cose. Dobbiamo sempre ricordarci che la nostra voce può e deve fare la differenza. E se c'è ancora qualcuno che crede che non si possa cambiare il mondo, che non si possa cambiare la politica, che non si deve cambiare la strada, prendere la strada nuova al posto che la strada vecchia, beh, io vorrei mandare a queste persone un messaggio oggi. Noi in questi mesi di campagna elettorale abbiamo respirato un'aria diversa, che sa di novità, che sa di passione pura. E in questa campagna elettorale il protagonista non è una persona, non è Matteo, ma è un insieme di persone, di idee, di speranze in un futuro migliore e neanche tanto lontano. Stiamo rischiando tutti quanti, ci siamo presi il coraggio del rischio. E abbiamo scatenato quella scintilla che ci ha fatto andare in queste settimane in tutte le piazze a spiegare perché adesso tocca a noi. Quando ho detto a Sassuolo faccio il comitato per supportare Matteo Renzi, ho ricevuto in mezz'ora 10 telefonate di persone che mi avvertivano: sei impazzita? Tra un anno abbiamo le amministrative in città e tu ti bruci in questo modo? Guardate, se Matteo perde, qualcuno ci dirà che ci saremo bruciati. Secondo me avremmo comunque dato una gran spallata alla politica italiana, ma qualcuno sarà lì a dire che abbiamo sbagliato e che dobbiamo pagarne le conseguenze. Bene, può darsi che ne dovremo pagare le conseguenze, ma se Matteo vince, noi cambiamo l'Italia. E io non credo che si possano fare dei calcoli razionali sulle poltrone quando in ballo c'è il futuro del nostro paese. Il 20 ottobre Matteo è venuto a Sassuolo. E mentre lo accompagnavamo al camper, la gente continuava a dirgli: ma Matteo, ci fidiamo, non ci deludere. Mi piace ripeterlo anche stasera, Matteo, non ci deludere.
Ma comunque vadano queste primarie, grazie. Grazie per averci ricordato che i sogni nel cassetto fanno la muffa, che dobbiamo avere il coraggio di tirarli fuori per farli, per realizzarli davvero. E grazie anche per averci ricordato che il sorriso è l'arma migliore per rispondere a chi ci ostacola, a chi cerca di metterci i bastoni tra le ruote. Grazie, grazie davvero. Però adesso vinciamo.